leader della Lega Matteo Salvini è stato a Lampedusa in visita al centro d'accoglienza dei migranti, accompagnato dal vice sindaco Attilio Lucia. Siamo arrivati senza avvisare nessuno a Lampedusa, perché l'altra volta siamo arrivati e avevano ripulito, svuotato. Questa è la situazione normale in cui vivono i cittadini, poliziotti, finanzieri. Adesso documenteremo nei prossimi minuti, da soli, senza televisioni, quello che c'è: uno scempio, questa non è accoglienza, questo è caos, questo è traffico di esseri umani, questo è sfruttamento, questo è un business da miliardi di euro, bambini buttati per terra, con 40 gradi. Il centro potrebbe ospitare 350 persone, sono più di 1300, quattro volte tanto. Ecco, controllare gli sbarchi, controllare i confini significa salvare vite e proteggere gli italiani. Non vedo l'ora, con la vostra fiducia, di tornare a farlo dal 25 settembre. Adesso, quello che le televisioni non possono mostrarvi, se avete 5 minuti di voglia per farci compagnia, vi portiamo in giro per il centro, guardando immagini indegne di un paese civile. Mi domando dove sia il ministro dell'interno. I nostri poliziotti e i nostri donne e uomini in divisa fanno il possibile e l'impossibile, però questa non è accoglienza, questo è caos. E noi contro questo business vogliamo tornare a impegnarci. Negli ultimi anni se ne è occupato il PD con i risultati che abbiamo alle spalle. Adesso facciamo due passi insieme. Ditemi voi se è accoglienza, se è integrazione, se è normale. 300 ospiti al massimo, sono 1300 ammassati ovunque. Qui, tempi di Covid teoricamente, con tempi di limitazioni, di controlli, di restrizioni. Il centro che potrebbe ospitarne 300 ne ospita più di 1300, in condizioni che voi potete vedere. Ditemi voi se un paese civile offre questo. Ecco, io voglio impegnarmi per un'immigrazione limitata, controllata e qualificata. Non così, chi scappa dalla guerra deve venire qua in aereo, non col barchino. Siccome la maggior parte di queste persone non scappa dalla guerra, bisogna mettere dei limiti, delle regole, dei controlli. Altrimenti questa non è l'Italia che voglio, che ho in testa.